Roberto De Rosa ha un ricordo di Lorella Cedroni. Lorella Cedroni è stata una grande donna, una grande studiosa, ma quella che per me ha rappresentato è stata una grande amica, un mentore, una persona che mi ha veramente indicato un po' qual è la strada che poi è quella che stiamo percorrendo oggi anche nel ricordarla. Di lei sono state dette tante cose, cioè che era una persona determinata, una persona mite, quindi anche dolce ma forte, ma una cosa che mi piace ricordare di lei era che era una persona allegra, era una persona che veramente faceva condividere della sua allegria a tutte le persone che erano che la circondavano, ed erano molti colleghi, ma soprattutto studenti, studenti a cui lei comunicava fiducia, sicurezza di sé e a cui ha tramandato tantissime cose, tra cui la passione per la ricerca e per lo studio, questo sicuramente. Quali sono stati i suoi studi principali? Beh, io l'ho conosciuta qui, proprio alla LUMSA, all'epoca il corso si chiamava Partiti Politici e Gruppi di Pressione, ma già si occupava di comunicazione, un suo libro era Rappresentanza e Partiti Politici della Società della Comunicazione, già affrontava i temi della comunicazione con una attualità che letto oggi è sorprendente, perché diceva 15 anni fa, perché è del 98 credo il libro, cose che sono ancora oggi attualissime, e ha tenuto questa linea in tutte le cose che ha scritto, perché poi non dimentichiamo non solo i manuali che hanno aiutato gli studenti nello studio delle discipline in cui lei esercitava, diciamo così, il suo mestiere, diciamo così, di docente, ma anche in altri ambiti, quali per esempio il libro sulla menzogna in politica, oppure anche mi piace ricordare Il linguaggio della transizione, che è un altro libro in cui affronta i temi del linguaggio e della comunicazione politica in quella che è il processo della transizione italiana, con tutto ciò che ne comporta. E è un libro di qualche anno fa che potrebbe servire anche per le generazioni future, non solo per descrivere questo momento storico, ma proprio per la sua validità euristica nel dare interpretazioni di quei fenomeni politici e di linguaggio, di comunicazione, di cui lei si è sempre interessata.